mi sono preparato due righe, quindi ho il bigino, non sono abituato a fare discorsi a braccio come qualcuno, magari che ha più, diciamo, dimestichezza con queste cose. E niente, quindi oltre appunto a salutarvi tutti, saluto con grande piacere tutte le autorità politiche, primis il nostro sindaco. Non meno importante abbiamo Don Camillotto che poi giustamente concluderà questo momento, diciamo, parlato così con la benedizione della sala e poi andiamo verso il rinfresco. Saluto anche il signor Fiscalini che comunque rappresenta il consiglio parrocchiale, giusto? Che già subito posso già ringraziare in modo speciale per averci lasciato lo spazio per depositare tutti i nostri documenti dell'archivio per diversi mesi comunque. Quindi salutiamo anche gli ex presidenti del patriziato di Minusio, che così non dimentichiamo nessuno, senza fare i nomi, ma ci sono diversi ex presidenti che siamo ben contenti di avere qua con noi stasera, i rappresentanti del patriziato di Brione e di Mergoscia, che sono legati in qualche modo con il nostro patriziato, con la parte del promiscuo. Ringrazio e saluto il nostro architetto che ha gestito un po' con noi, ha dovuto supportare e magari i nostri desideri, abbiamo dovuto trovarci qualche volta per stilare un po' il progetto e poi arrivare alla conclusione. Quindi ha dovuto interpretare le nostre esigenze ed è riuscito a mantenere un po' anche i costi sotto controllo, nei limiti del preventivo, malgrado abbiamo trovato qua sotto, per esempio, degli imprevisti. Questo è vero. Vedo con grande piacere Fausto, il signor Fausto Fornera, che è ispettore dei patriziati, quindi funge anche per noi come persona importante da avere qua come patriziato di Minusio. Grazie per essere venuto a questa apertura e ringrazio, però non vedo qua stasera Claudia, probabilmente ha avuto un impegno, comunque Claudia Scascighini che è membra dell'ufficio patriziale e Rachele Polini Widmer che funge da segretaria e probabilmente sarà membro attivo del nostro patriziato in quanto Claudia è dimissionaria. Quindi più o meno adesso già abbiamo già detto tutto, sono le nostre, come dicevo io, le nostre quote rosa che sono importanti in un ambiente prettamente maschile, avere un paio di donne fa sempre piacere, ci mancherebbe altro. Ringrazio Arturo Martinoni, dietro nascosto, che oltre ad essere un ex presidente, funge tuttora da responsabile dell'archivio, quindi qualche documento e qualcosa magari sa anche lui più di me di quello che è qua dentro custodito. Direi che oggi è un grande giorno per il patriziato di Minusio, anche se è già un po' che è pronta la sala, però abbiamo ufficializzato una data che è stata scelta a caso e senza neanche pensarci siamo capitati proprio nell'inaugurazione della galleria ferroviaria a Transit e quindi effettivamente potremmo ricordarcela facilmente. Garantisco che è un caso perché non ci abbiamo neanche pensato sopra. Quindi abbiamo finalmente un luogo dove ci possiamo, come patrizi di Minusio e magari abitanti anche di Minusio, identificare in un ambiente sicuramente più accogliente, adatto chissà, magari per riunioni, queste le nostre le facciamo già, le nostre assemblee due volte all'anno, i nostri comitati dell'ufficio patriziale, le nostre riunioni regolari, ma chissà mai, magari un domani si può avere qua delle riunioni aziendali, delle piccole conferenze, magari delle funzioni civili oppure magari delle occasioni speciali di qualcuno che viene invitato che si può portare in questa sala. Siamo aperti a chi magari ne avesse per caso magari bisogno di avere un luogo del genere a disposizione. Prima di simbolicamente ufficializzare allora l'apertura di questa sala, volevo condividere con voi però alcuni cenni storici, magari anche simpatici, di questo luogo. Qui non voglio togliere il mestiere a Don Camillotto perché ho fatto un piccolo istoriato, ma non neanche preciso. La chiesa, visto che siamo legati alla chiesa, non era quella che c'è adesso. Si parla che prima ce ne fosse una cinquecentesca. In seguito poi è stata ricostruita e consacrata a San Rocco. Credo che sia terminata circa sul 1800-1801. Poi, via più da né, come succede dappertutto, forse anche ai giorni oggi, probabilmente un po' di crisi una cosa l'altra, diciamo, gli abitanti qua e qualcuno ha cominciato a dare ancora una mano per finirla, volevano finirla perché non c'erano le scale davanti, sembra che qui non era terminato completamente i lavori. Insomma, si sono messi da fare con l'ausilio di donazioni, diversi hanno aiutato con l'aiuto diretto nella costruzione, sono riusciti a terminarla. Beh,
bando alle ciance, sembra che nel 1811-1812 qua abbiamo un primo riscontro storico che parla di questa sala, che era inizialmente usata dalla municipalità di Minusio, come dicevo prima il sindaco, qui è nata questa saletta ed è stata donata, almeno all'inizio, veniva utilizzata dal municipio di Minusio, allora, parlo da 204 anni fa, quindi qualche annetto è passato. Poi che cosa è successo? Per qualche anno l'ha usata al municipio, poi dopo, ovviamente, non so quando è stato costruito lo stabile sotto ufficiale, magari anche lo sai, ma lo stabile del municipio di adesso. 1854-34. Comunque da qui si sono trasferiti o hanno utilizzato insieme questo locale con la scuola femminile, perché hanno provato a fare una scuola mista, già a quei tempi, ma non era mai, e quindi hanno fatto stare qua le femminucce, facevano una scuola femminile per diversi anni. Ebbene, quindi sono state qua dal 1943 al 1854. Sono restate in questa sala, che è solo in 36 metri quadri, non è grandissima per l'amor del cielo. Poi, finalmente, le ragazze si trasferirono nel municipio attuale, e qui la sala, da quel giorno lì, è poi appartenuta al patriziato di Minusio, che acquisì la saletta, e nella prova, sull'architrave all'esterno, abbiamo la scritta patriziato e la data 1854, che sicuramente ed è tuttora visibile, adesso non so se l'hanno fatta tutti quegli anni fa. Sono quindi 162 anni che il patriziato ha questa sala, e qui dentro sono al momento custoditi 7 secoli di storia minusiense, quindi ci tenevo che anche il sindaco magari si rinfrescasse la memoria, perché credo che non lo sapesse, per quanto se lo sa. Bene, l'ufficio patriziale, quindi quello che incorpora adesso, nel 2015 ha pensato di fare di rinnovarla, di ripristinarla, e abbiamo dovuto trovare un po' un espediente che è tipico dei patriziati, che per poter fare una vendita donazione di una parcella boschiva, bisogna avere, e per poter fare l'alienazione, quindi la vendita, bisogna avere un progetto che portasse beneficio a tutta la collettività patriziale. E noi questa volta non abbiamo sprecato l'occasione, abbiamo deciso di investire e di fare questa alienazione. Quindi la sala, perché l'abbiamo voluta fare questo rinnovo di questa sala qua? Perché effettivamente era una sala vetusta, l'impianto elettrico era ormai, mi ricordi mo, che pizzava una spiovetta, si smontava la luce, saltava i valvoli. Bravo, quindi non era una sala sicura, l'impianto elettrico era vetusto e pericoloso, il locale alle nostre assemblee era freddo e buio, probabilmente qui i patrizi si ricordano di quante volte hanno dovuto tenere il paltò a tutta l'assemblea, e questo anche l'anno scorso. Ecco, a titolo personale, io stesso quando mi hanno messo su come presidente, come succede sempre, fatì, e mi capivi niente, non mi ricordavo più niente, non sapevo nulla del patriziato. Io quando sentavo questo locale stavo malissimo, sembrava così cupo e così noioso che non riuscivo a identificarmi in un luogo così. Quindi mi dispiaceva che tutti quei documenti storici e pregiati, malgrado ordinati in maniera impeccabile e ordinati a regola d'arte, dormissero tutti in questa stanza e non sarebbero mai stati rivalorizzati da nessuno. Oggi credo che l'immenso lavoro di riordino fatto dall'allora vicario di Minusio, Don Fulvio Trombetta, e diretto dall'ispettore Giuseppe Mondada, fu uno dei lavori più azzeccati e apprezzati degli ultimi 50 anni. Credo che hanno fatto un lavoro immenso, e addirittura abbiamo trovato tra tutti i documenti un lavoro quantificato in più di 400 ore, con un investimento degli anni 70 di circa 15.000 franchi. Quindi comunque hanno già investito mica male. Insomma, l'hanno vista a lunga, a mio modo di vedere, hanno già visto oltre, e cara grazia che hanno fatto questo lavoro, che non so chi lo farebbe oggi. Ricordo che oltre agli innumerevoli documenti che abbiamo qua, abbiamo delle pergamene, dei rotoli, degli incarti, dei registri, dei cataloghi, e ormai adesso si comincia a parlare, ma lo sanno già tutti da diversi anni, ma custodiamo uno dei documenti più antichi del cantone, dopo Osco Olivone del 1237, e dopo Brissago, negli anni 1290-1307, ci sono gli statuti di Minusio del 1313,
che pare poi che proprio i nostri la data c'è su in modo specifico, invece degli altri non si lega più così bene. Così? I nostri siamo sicuri. I nostri statuti, adesso qui chiedo agli ex presidenti, cioè ogni tanto è bello anche punzecchiare, sono stati restaurati questi statuti del 1313, quindi grazie anche a chi ha visto lungo, ha potuto fare in modo che questo documento adesso esista ancora e abbiamo conservato con parsimonia, con delicatezza. Nel 2003, mi sbaglio, abbiamo cercato prima. E volevamo capire, perché io ho provato a cercare ma poi mi perdo una carta, se vi ricordate più o meno quanto era l'investimento, ma così 15.000 anche lì, allora, sì. 15.000, quello lo so, l'investimento è 15.000, sì. Quindi... però la data, vabbè, comunque gli anni 2000, ho visto che si parlava tanto di questa cassaforte, ma poi di quella in più che è stata aggiunta, però non sono riuscito ad arrivare alla cifra, vabbè. Comunque è una quindicina di miliardi di franchi, quindi abbiamo pergamena, abbiamo i nostri statuti custoditi che hanno fatto un investimento non da poco e tutto il lavoro che è stato fatto qua, che effettivamente vale tutto il lavoro che hanno svolto. Prima di concludere ci tenevo ancora a condividere con voi alcune due curiosità. La prima è quella che sta proprio sopra le nostre teste. E più precisamente sono questi affreschi, non sono stati toccati durante il lavoro di restauro, erano così e li ho lasciati così. Fu Bruno Nizzola, allora in bianchino, decoratore, pittore per passione, insomma era chiamato dall'ufficio patriziale, si dice che appunto avevano stavolta, dovevano pitturarla, e lui è arrivato qua e ha espresso la volontà di decorarla un po' come sentiva, già strano che voleva mettersi un po' in gioco, e allora elaborò quattro temi che illustrano, i beni dell'attività della comunità patriziale. E più precisamente abbiamo il torchio, il bosco e Onchi, che è lì, il bosco, quindi abbiamo ancora oggi, il torchio non c'è più, abbiamo le terre sul piano di Magadino, quindi le terre sul piano di Magadino, che erano anche diversi proprietà patrizie, erano proprio sul piano di Magadino, che poi purtroppo sono stati poi venduti. E poi abbiamo la riva del lago, oggi rappresentata ancora, penso che a livello turistico, una delle foto della nostra regione più famose che abbiamo. Al centro della volta ha dipinto un rosone, nella quale si apre questo cielo velato, dà una certa leggerezza al tutto e vabbè, un'eleganza, anche lo stucco, il finto stucco, è veramente fatto, per una sala del genere è veramente fatto bene. Ora ovviamente il tutto, quindi il finto stucco, i rosoni, i medaglioni, danno un certo respiro e anche grazie al riposizionamento dell'illuminazione oggi è sicuramente valorizzato. Altra curiosità, così, il camino, lì è stato costruito abbastanza in fretta subito perché si vede che avevano già freddo dopo due triantiere a Chia di Nopile Frecce, usato il camino. Allora nel 1815 si sono trovati già dei documenti che davano le condizioni per costruirlo. E così, curiosità, era quella di doveva esserci le dimensioni sufficienti affinché tirasse, perché la canna non è molto lunga, quindi già lì doveva essere una certa bocca di una certa dimensione. I quattro elementi di granito dovevano essere presi dal Riale del Mardone, e chi che no a teori poteva portare scià, così parliamo per dialetto per qualcuno che magari ogni tanto critica che non parliamo più a sufficienza il dialetto. E niente, quindi hanno dovuto andare a prendere questi sassi e portarli qua. E poi si parlava addirittura che quando hanno fatto il foro della canna fumaria non dovevano esserci, doveva essere chiuso a regola d'arte e non doveva avere nessuna infiltrazione. Così. Vabbè, infine, questa è la chicca finale, vabbè, vi invito dopo a visionare eventualmente la vecchia cassaforte che abbiamo ripristinato spostando l'armadio che c'era prima, che ora è valorizzata da una cornice che si è adatta perfettamente ed è stata fatta a modello di armadio. È molto particolare, quindi dopo, quando c'è spazio, lo potremo solo visionare un attimino. Curioso proprio il sistema di chiusura, e ai tempi chi custodiva, cioè erano custodite obbligazioni, documenti importanti, c'erano dei sigilli, ogni qualvolta veniva aperto era fatto in presenza della commissione della gestione, veniva trascritto sul taccuino ora, data e motivo dell'apertura e poi chiusura, tre chiavi separate, tre persone separate, quindi erano fiduciosi uno dopo l'altro, sicuramente. Bene, oggi dunque, per concludere, quindi ci siamo a 204 anni dalla sua costruzione. La sala ha certamente un aspetto accogliente, moderno,
rispecchia sicuramente meglio le esigenze attuali. L'ufficio patriziale è orgoglioso del risultato finale. Grazie al lavoro di